In uno degli esercizi precedenti andavo a spiegare il fatto di fare il movimento in giù del pollice se devo solo strappare. Comunque fare un movimento continuo. E in questo esercizio numero 24 che andiamo a studiare insieme andiamo a mettere in pratica questa cosa, mettendo delle ghost note, quindi andiamo a forzare un pochettino la cosa. Infatti qui abbiamo sempre un movimento di pollice strappato continuo, in cui nel battere andiamo a suonare sul primo quarto e sul terzo quarto delle ghost note, che poi vengono confermate, diciamo, con delle note reali. Infatti all'inizio facciamo ghost, do, sempre il do con quella bassa e poi quella alta, quindi viene a suonare una cosa del genere. Vedi, io faccio due ghost e due note reali, il movimento della mano è continuo. Qua però andiamo a complicarlo, prima di tutto cambiando nota reale, do, si, poi anche cambiando corda. Nella seconda battuta, dopo il do, anziché andare su si, andiamo su la, quindi all'inizio è più facile perché io ho sempre il pollice e l'ho strappato sempre sulla corda di la e di sol. Invece nella seconda battuta, dopo aver fatto il do, devo andare a cambiare coppia di corde e spostarmi sulla corda di mi e di re. Questa cosa non è facilissima all'inizio, soprattutto poi in velocità. Terza battuta parte una scalata invece sempre con la corda di la e la corda di sol, in cui andiamo a fare do, re, fa. Per concludere, raddoppiando la velocità della mano e quindi delle note suonate, saranno qua dei sedicesimi. Attenzione anche al controllo delle note, perché qua vado a mettere tre ghost note e vai a suonare come nota reale soltanto il sol acuto. Chiaramente in fase di studio tu puoi anche suonarle oppure tutte ghost. L'importante è soprattutto inizialmente il movimento, trasformare gli ottavi in sedicesimo, e poi dopo in un secondo momento il controllo della nota, che sia ghost oppure che sia una nota reale. Andiamo a suonarci l'esercizio più lento, così puoi suonarlo con me e costruiamo la tecnica insieme. Mettiamo il metronomo a 80 bpm. 3 e 4. Do. Si. Do. La. Scalata. E riparto. Eccetera, eccetera. Come vedi, qua a un certo punto, quando passo dagli ottavi ai sedicesimi, la mano deve raddoppiare, mi fa questi quattro sedicesimi. E poi cade in thumb sulla nota sol, tenendola di lunghezza un quarto prima poi di ripartire. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Vai a vedere i miei metodi sul mio sito www.carlochirio.com e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto.